La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Braderigno. Ragazzi, cattivo. Devo anche preservarmi. Prego. È un po' di musichetta romantica? No. Vabbè, mi vergogno. Ciao. Dai, metti un po' di musica. Ciao. È colpa di Simo. Io non ho fatto niente. Che cosa è successo? E praticamente avevamo detto chi era il crush, ho detto parlato, io non ce la faccio parlare. Ti ama zio, dai, fai qualcosa. No, aspetta, ho detto che lo stimo, cioè nel senso mi sta simpatico. Grazie, sono molto piacere. Allora, per quale motivo mi stimi? No, ti ama zio, dai, ti ama follemente, cioè, Vabbè, è vero, lo ami. Aspetta, non ho detto che lo ama, che lo amo, ho detto Amavi. È figo e va. E che mi fa ridere. Grazie, mi fa veramente molto piacere sentirlo. Grazie mille. Grazie. Ho capito di qualcosa, ma scusa, ma c'è una cosa. Vabbè, vado scherzando, ciao. Vabbè, no, io cosa posso dire? Chiamato, era te. Ringrazio. Da come l'ha detto lui, sembrava quasi crash. Io ho detto, mi ha detto di fare un nome. Non ho capito cosa hai detto, scusami. Mi ha detto di fare un nome, ho fatto un nome. Ma di che nome? Non ho capito. Ho sparato il web. Allora, Vez, gli ho chiesto chi fossero le sue crush del web. Ha detto il tuo nome, basta. E quali sono le altre? Scusa, mi posso chiedere? Però. Nessuna, ha detto solo il tuo nome. Vediamo, le altre potrebbero essere... No, non posso dirlo. Vabbè, non è coi contatti di tutti, eh. Cioè. Allora. Anche devo preservare... Anche perché comunque è entrato il top. Sapevo che dicevi questa frase, sapevo. No, allora io ho un difetto che ho l'autostima molto alta. Anch'io. Vabbè, anche un pregio. È anche un pregio, però non è altissimo, però diciamo che sono molto tranquillo con me stesso. Bene. Pure io. E che cosa ne pensi tu, Vez, di Giorgia? Vabbè, ma io sto facendo il mediatore, ma una volta cioè... Non è che mi devo confessare lui, cioè nel senso, mi è stato simpatico, deve confessare lui, mi fa ridere sui social. Ma si deve confessare lui. E cosa mi deve dire? Nemmeno mi conosce. No, capito. Vai, no, non ti prego. Aspetta, moto ho visto da un TikTok, da lì ho visto il tuo profilo. La reazione che hai fatto. L'inizio della fine, complimenti, bravo. Ma mi sono messa a ridere un botto. Prego. Complimenti, hai avuto proprio una bella idea per il mio profilo. Beh, con chi sei in questo momento? Mi fai quell'urlo? Sono da solo. Ti ha chiesto di urlare? Una fan, praticamente. No, aspetta, fan, nel senso, mi fa ridere, è simpatico. Dai, urla. No, non posso, no, non dai, posso. Dai, raga, mi sta imbarazzando troppo. Come? Sei disagio, no, non posso urlare. No. Sono le 22:47, non posso urlare. Mica, anche fossero le 5 di mattina. No, però metti che comunque... Cioè, bisogna portare rispetto anche per le persone anziane. Cioè, il caso magari che nella stanza di fianco ci siano due anziani o una coppia che sta facendo sesso. Immaginati uno che urla mentre tu stai facendo sesso. Cioè, ti metti a ridere e finisce il momento, capito? Non è bello. Non voglio rovinare momenti a persone che non conosco. Quindi, mi limito a fumarmi una AIDS. Contribuisce alla sua vita sessuale? No, contribuisco al benessere degli altri, non facendo assolutamente nulla. Vabbè, puoi dire senza urlare allora che tu ne pensi di Giorgia? Non lo conosco. Ecco, bella risposta. No, non ti conosco. È vero, ma lui è vero, lui odia tutti quelli della Stardust, mi sono dimenticato, cazzo. Aia. Ma diciamo che io c'ho un po' un... Non dovresti odiare a caso. Ma no, in realtà non odio a caso, eh. Io non ho mai detto che odio. Mi sta sul cazzo certe cose. Forse quando l'ho detto è un po' esagerato, però... Però di per sé diciamo che sono certe cose che mi stanno, cioè non è che mi stanno sui, le vedo e dico, cioè non dico niente perché proprio sono io che sto zitto. Cosa devi dire di chissà quanto, ma su di me? No, vabbè, ti dico io l'aspetto che non mi piace di quella casa, poi ti dico da quello che vedo da fuori, poi non mi sembra di aver visto te, diciamo, nei complotti che sono usciti, nelle notizie che ho visto, che mi capita di aver visto, insomma. No, c'è anche lei. Vabbè, sì, sei anche tu. Mi dissocio. Brava cogliona. No, sto scherzando. Sto scherzando. Dai punti qua.
So, cioè... Però se devo dire, sto scherzando, ripeto, se devo dire, non mi piace il fatto, hai capito, di cioè far uscire tutti i problemi sui social, cazzate, che alla fine sono tutte puttanate, capito, secondo me. Cioè, e non ne vedo la necessità. Poi io ho sempre, quando ne ho parlato, ho fatto l'esempio di un'altra casa, dell'altra casa, la The House, ho fatto il caso che loro non sono mai usciti in nessun dissing tra di loro, perché non hanno bisogno, secondo me non è il metodo per arrivare, insomma, a più persone, secondo me. Tutto qua. E mi sta sul cazzo sta cosa. Ah, okay. Di parte, purtroppo. Cioè, no. Non purtroppo, però non voglio ovviamente andare... E invece contro... dissing fra di voi? Fra voi streamer? Io non sono uno streamer. E poi io e Simone non abbiamo mai litigato. Una volta glielo date, ma eravamo a casa sua. T'ha picchiato? Sì, sì, sì. Ma se lui è più alto di te? Sì, capito. Pesa 20 kg in più, però... No, ma in realtà siamo molti uguali, sì. Sì, ho capito. Ah, una cosa che ho scoperto oggi, lui è un botto alto, raga. Io sono alto un metro... Aspetta, io sono alta, ok? Ma non me l'aspettavo così alto. Alziamoci in piedi, vediamo. No, adesso lo sa quanto sono alta. Vabbè, mi sei alto 1,54. Ci vediamo un secondo, 3, 2, 1. Ma io esco dall'inquadratura. Vabbè, va bene, facciamolo. Dai, raga, ma... Ciao. Ma quanto sei alto? 1,54. Arrivi al capezzolo di Simone. Sì. Beh, di solito mi arrivano a... Vabbè, non diciamo... No, non voglio essere volgare. Non voglio essere volgare. A parte che, Vez, anche tu vivi i miei stessi drammi dell'essere 1,90 m. Quindi... Ma in realtà non è un dramma. No, non è un dramma. Non è un dramma. Ma infatti non perderei neanche un centimetro. Posso ringraziare mia madre. La ringrazio pubblicamente. Grazie, mamma. Ti voglio bene per tutto quello che hai fatto. Che carina. Ah, perché è stata lei che ha dato l'altezza. Quant'è alta tua madre? 1,74 m, 1,75 m. Tuo padre? Giusto. 1,89 m. Ah, mio padre invece 1,91 m e mia madre 1,65 m. Ha vinto il genere dominante. Sì, no. Infatti mio padre è proprio bello, bello possente di fianco a mia madre. Quindi sì. Senti, Vez, tu di recente avevi messo, lo dico per avvisarti visto che è la tua crush, non voglio ovviamente togliere punti alla tua crush, però... Aspetta, la mia crush. Sì, cioè, adesso ovviamente so. Dopo che ti ha massacrata ti cambi idea. No, non l'ho massacrata. Vabbè. No, comunque, non so se lo sai, ma lui ha fatto un'operazione per il micropene. Non so se lo sapevi. Ma che dici? Sì, ha fatto un'operazione, ho visto il post su Instagram. Allora, io... Dai, mentendo. No, allora, in realtà quel post lì... in realtà meglio così, è passato come ironico, ma in realtà non lo è, nel senso io allora da piccolo la vivevo normale, nel senso quando sei piccolo cioè tutti hanno, insomma, cioè, tutti ce l'hanno, ok, però crescendo cioè tipo io ho fatto calcio per tanti anni, esatto, cioè io faccio calcio tanti anni e facendo calcio comunque vedi comunque gli altri ragazzi sotto la doccia e io ho sempre avuto questo problema e solo che sai con dei ragazzini che sono un po' bolletti un po' no piccano sulle gambe nei spogliatoi. Sei stato bullizzato? Sono stato preso in giro, poi insomma bullizzato no perché ero sempre molto alto più degli altri quindi avevano paura di me, però nei frangenti della doccia scappava la risata, capito? Ma tipo così, tipo così. E tipo, mano sulla bocca per non far vedere che ridevano perché appunto avevano paura di me. E però, cioè io vedevo l'espressione sotto la mano. Le risate poi arrivavano, beh, scusa, ogni persona ha le sue misure. Anche c'è la pinta in giro. Però ti posso dire che la mia era veramente... Cioè non stavo bene neanche con me stesso. Cioè proprio la sera anche non stavo benissimo. E quindi ho deciso qualche mese fa, dicembre. Io ho deciso di stoppare l'operazione. Ma perché adesso ti posso dire sto veramente molto bene con me stesso. Ma se posso, ovviamente, quanti centimetri era prima? Allora fai che la micropenia comunque è una malattia, cioè una patologia variabile. Scusami. E okay. Nel mio caso non ero. Io rido perché lui mi fa ridere. Cioè, grazie. Non ero gravissimo. Quanto? Comunque in erezione arrivava a 6 centimetri. Bomba. Vabbè, potete ridere ragazzi, tanto no, non è problema. Tanto ormai ci avrai un cazzo così, quindi noi possiamo anche ridere. No, non potete, cioè non c'è problema. Cioè adesso questo problema qua non lo ho più, quindi... Ok. Cioè tranquilli. Adesso cioè... invece, se posso... Allora, fai che innanzitutto non è che dici, vabbè, zio, lo voglio di 20, non è proprio così. Però dai, basta, mi stai prendendo in giro.
No, guarda, vorrei perché, perché ho passato un brutto momento della mia vita. Non è stato bello. E adesso sì, mo, confidenziale poi. Ma non so perché me lo stai chiedendo, perché in realtà lo so già, perché te l'ho già detto. Quindi non, cioè, non so se vuoi farmi passare per il dotato del momento, non lo so, capito? Cioè. Non so. No, mi viene da sorridere perché io poi l'ho anche visto. Uh-huh. L'ho visto il pene prima perché avevo avuto un... Tu l'hai visto il suo? Sì. Ma che vuol dire? Vabbè, non sto qua a dirlo adesso. Mi state nascondendo qualcosa? Abbiamo avuto allora, un cuccio. No. Io sono assolutamente un amante delle donne. E però... Lo sono sempre. Simone probabilmente anche, anzi, anche lui. E ne sono abbastanza sicuro, quindi non ci sono problemi, non avevo da nascondere nulla. Però sai, comunque, nonostante non ci vediamo spesso, comunque siamo entrati subito in confidenza, quindi io gli ho parlato di questa cosa. Parola dopo parola, frase dopo frase, ragionamento dopo ragionamento, gli ho mostrato, insomma, quello che... Era l'organismo. Sì, alla fine, cioè, io no, secondo me non bisogna avere paura delle proprie parti del corpo, ok? E quindi, insomma, in un modo molto tranquillo, detto, eccolo, è lui. Va bene. Ah, ma comunque indipendentemente dal fatto che stai dicendo una bufala o meno, non bisogna mai vergognarsi. Dai. No, serio, seriamente. No, infatti io sto cercando anche di lanciare un messaggio positivo. Ragazzi, non abbiate paura di voi, se vi sembrate non adatti. Ti sei operato per questo, quindi vuol dire che comunque... Quindi sei pentito dell'operazione? No, io l'ho fatto non perché in realtà mi pesava quello degli altri, cioè mi pesava il pensiero degli altri. Io l'ho fatto più per me stesso. Secondo me bisogna fare le scelte per se stessi, non per gli altri. Ok. Beh, scusami, se nel caso fosse vero, ma non credo, è come per esempio per una ragazza rifarsi il seno o meno. Cioè, capito? Le teste. Sì, no, ma infatti, ma è una sicurezza. È una sicurezza personale, secondo me è una scelta condivisibile. Poi, ma lo è con qualsiasi cosa, con i vestiti, cioè ti vesti perché ti piace così, non devi fare caso a come gli altri ti giudicano per come ti vesti. Assolutamente. Tu ti rifaresti mai le bocce, il seno? Beh, ti devo dire la verità, io mi rifarei il seno, però è una cosa che piace a me, non agli altri. Non devo rifarmi qualcosa per piacere agli altri, devi piacere a me stessa. Tipo, non so, se il naso... non in questo caso, se il naso non mi piace e lo voglio rifare, lo rifaccio perché a me non piace, capito? Mm. Il seno, per esempio, se lo devo rifare, lo rifaccio perché a me... Ti piacerebbe vederti rifatto? Non lo so, voglio avere una terza abbondante, che ne so, cioè, capito? Esempio. Ma tipo la Cipriani? No, quella un'ottava. È too much. Riga, quella è troppo, no, assolutamente no. Mm. Una terza, dai. Una terza? Ci sto. Giusto. Tu, Vez, qualcos'altro che ti rifaresti? In realtà non devi fare niente. Basta, ho già dato, il mio l'ho fatto. Mi piaccio per quello che sono, nonostante i piccoli difetti. Quindi mi vado bene così. Quali sono i difetti più che ti pesano magari un pochino, ma che comunque non ovviamente intoccano la tua... Esatto. Adesso? Ma forse gli occhi, volevo rifarmi gli occhi, però... Insomma, non è il massimo. Ah, è vero, cioè, volevo tatuarmi. Volevo tatuarmi gli occhi, però... Alla sclera volevi tatuarsi? Vuoi tatuarti la sclera? Sì, zio, ma te l'avevo detto poi che li volevo fare tipo arancioni. Sì. Mm. Giusto. Vabbè, ognuno ovviamente ha le sue particolarità, quindi... Infatti, ci mancherebbe altro, insomma. Ci sta. Ma, Giorgio, ti posso chiedere, dopo questo discorso, hai un po' perso attrazione verso Vez oppure è rimasto sempre on point? Ma, raga, io sottolineo il fatto che a me questa persona mi risulta simpatica. Questa persona. Aspetta, il Vez mi sta simpatico ed è un bel ragazzo, però non è che è definito la mia crush, capito? Ma se abbiamo buttata lì... No, vabbè, ok, quella roba lì non so se sia vero o meno, però comunque la domanda era lecita, cioè... Guarda la sua faccia, stai mentendo. Ma non ho capito se questa cosa qua non l'accetti tu o non ho capito. Cosa non l'accetto? Continua a dire non sono serio, non sono serio, cioè non capisco, capito? Boh, non mi sembra una cosa realmente accaduta a te. Ok, dalla micropenia dici? Sì. Cioè, io sono molto diretta, nel senso. Molto diretta, lei, è vero. Bravo. Cioè, se nel caso fosse realmente successo... Cioè, cosa sarebbe andato in live? Lo avrei fatto vedere in live. Ehi, ragazzi! Vabbè. Ma te lo immagini lì?
Quindi io, a me farebbe molto ridere, ma non vorrei ridere ovviamente di questo problema, ma mi farebbe ridere un articolo di web. Vets soffriva di micropenia, operato di recente. Sarebbe un bellissimo articolo. No, perché è vero. Infatti, no. No, ma effettivamente tu non so se hai mai visto il suo post di Instagram. Ma, no, sincero no. Aspetta, perché... No, guardalo, ti sembra una cagata. Vedere il post di Instagram. Sembra una roba ironica, ma... Eccolo qua. Operazione al pene è riuscito, ora anch'io rientro nella media italiana, vedi? Ma non zoomare sul pene. Aspetta, scusami, ma... No, nel senso, io devo... Non è guardare che detto, cioè, tutta la foto, da ogni angolazione. Vai. Era lì per qualcos'altro. Cosa? Ne so, magari si sarà sentito male. Ah sì, mi mettono una flebo perché mi sono sentito male. Una persona sana come me, che fa sport, che non beve. Beve, cioè, no. Cioè, era l'unica possibilità, se no non potevo fare nulla. Non avrei potuto avere una famiglia, capito? Vabbè, adesso... No, no, sto esagerando. È per dire che comunque, pur parlare, insomma, cioè, non so, io le motivazioni sono state mentali, psicologiche. Bene, bene, bene. Giorgio, ti posso fare una domanda? Vai. Quando è l'ultima volta che hai baciato un ragazzo? L'ultima volta che ho baciato un ragazzo? Se vuoi rispondere. L'ultimo oggi? Aspetta. Nel senso, era per un video. Non sono io, eh. No, raga. Guardi me, non lo so. Vabbè, era per un video. Guidavo. Ah, era per un video, era sì. Tipo recitazione, quindi era uno della Stardust. No, non lo so, io non voglio... Vabbè, raga, vabbè, non c'è niente di male. No, è recitazione. Non c'è niente di male. L'ultimo ragazzo che ho baciato per il video, sì. Ok, ok. E invece per scopi tuoi? Per scopi miei, forse... L'altro ieri. No, assolutamente. Cioè, io sono una persona che comunque guarda più la qualità che la quantità, come tante persone. Anzi, no, come poche persone, perché molte persone preferiscono la quantità che la qualità. Quindi, devo dire, forse un mese fa. No. Un mese fa. Oppala, però! Regà, io serio, la legge per me è qualità. Perché tu preferisci farti tante tipe o preferisci la tipa seria? Guardalo. Guarda, io sono fidanzato, quindi non... Davvero? Sì. Giura? Io non lo sapevo. Vabbè, oh, sembra che ogni cosa che dico è una puttanata. Vabbè, Vezza, scusami, però... Io chiedo in dubbio per anche sicurezza, a me. Cioè, stai mettendo in dubbio anche a me, Vezza. Intanto dicendo che soffri di micropenia, che vuoi tatuarti gli occhi di arancione, adesso dici che sei fidanzato. Una delle tre sarà almeno una della una cazzata, immagino. Sei fidanzato davvero? No. Ok, le altre erano vere, no? Invece. Vabbè, se nel caso mai furbo quanto di noi due sotto le stelle, ma il computer mi rileva un virus. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?